Guarda, se io vomito per colpa tua, io ti vomito in bocca. Ho lasciato il vero. Sì. Poche parole, io e te oggi ci sposeremo. Oddio, mi ha detto! Yamma Bell! Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Siamo al secondo giorno di Disneyland Paris e ho lanciato sulle storie un box domande con tutte le sfide che devo fare qui a Disneyland Paris. Che non riuscirò a farne una, ma va bene comunque. Ancora non mi conosce bene. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo, andiamo subito con la prima. Let's go. Il primo obbligo che mi avete dato è fare l'attrazione più adrenalinica che c'è a Disneyland Paris. Eccola qui! Ragazzi, Hollywood Tower! Con questa io credo che ci lascio le penne, ma è il primo, non mi fermo qua, ce ne vuole ancora di più. Allora, con me ovviamente ci sono loro due che faranno l'attrazione insieme a me. Qualche commento a caldo prima di farla? Guarda, se io vomito per colpa tua, io ti vomito in bocca. Va bene, ci sto. Te invece? Io non ho paura di niente. Ok, andiamo. Ok ragazzi, siamo entrati. Ora ci tocca farlo. Mannaggia, poi io spero che gli altri non siano così difficili, perché abbiamo già iniziato con quello. Quindi ho paura proprio di voi. Loro li vedo belli tranquilli però, voglio vedere dopo. Ci siamo. Siamo all'entrata. Ci siamo, Ergi. Nelson, ci siamo. Manca pochissimo. Ragazzi, sono super in ansia. Questa è quella più adrenalinica che ci sia di attrazione. Quindi andiamo. Ok ragazzi, ci siamo messi in prima fila. Ci siamo. Ciao ragazzi. Ok, abbiamo appena finito. Wow, assurda. Primo obbligo fatto. Raga, com'è andata? Wow, è troppo figo sto. Assurda. Andiamo a cercare la nostra foto, vai. Guardate, abbiamo fatto una foto assurda. Abbiamo fatto finta di svenire. Giostra assurda, la più adrenalinica, mi tremano ancora le gambe. Ma ora si passa al prossimo obbligo. Let's go! Ok, nuovo obbligo. Mandare Nelson nel bagno delle tipe di Disneyland Paris. Mando questo qua, il bagno delle tipe. Vai! Non ci credo, sta andando. Vai, ci vediamo dopo. Che pazzi, siete dei pazzi, ragazzi. Non voglio vedere il prossimo per chi è, spero non io. Però fatene qualcuno allergico, che cavolo. Andiamo a controllare però che sta facendo. Nelson, where are you? There is a woman. Oh my god, it's a woman. Nelson, è donna. È per le tue donne. Sorry. Ragazzi, allora... sono entrato, porca miseria, ci ho cacciato fuori tutte le donne che c'erano dentro, ovviamente. Però sfida anche questa fatta, andiamo con la prossima. Ok ragazzi, allora, aspettando il prossimo obbligo, ora abbiamo la parata da vedere. Abbiamo tipo 20 minuti liberi e poi ci abbiamo la parata. Dovrebbe essere una cosa molto figa, visto che è il 100° anniversario di Disneyland Paris, quindi ve la porto a vedere. Allora raga, visto che nessuno sta facendo obblighi ad Ergi, ora gliene faccio uno io. In questo video dovranno farli su Instagram gli obblighi. Infatti, visto che non c'è nessuno che te sta facendo a te, E allora te lo dico, lo faccio io. Ti obbligo ad andare dalla prima persona che vuoi, scegli te, nell'arco di un minuto, quindi non ci mettere tanto. Abbracciarla, semplice. Un bel abbraccio magico qui a Disneyland Paris. Ok. Vai. Secondo me sceglie quello blu. Sono sicuro. Ti devo abbracciare qualcuno. Non ci credo, l'ha fatto. Ci è riuscito, non ci credo. Bravo. Sai cosa gli ho detto? Cosa gli hai detto? Dopo il mio amico ti dà 200 euro. Ma come? In inglese. No, scappiamo, bra. Ti festeggio un po' aspettando. Ci sta. Woohoo! Ora tra 5 minuti c'è la parata. Sarà una cosa bellissima, ve la farò vedere. Qual è la tua principessa preferita? Yasmin, baby. Yasmin, allora dopo appena arriva lei gli devi mandare un bacio. Sì, a tutte le principesse. Devi far notare la loro, ok? A tutte, ogni principessa mi vedrà e mi manderà un bacino. Ok, vediamo, scommesso. Vediamo se riuscirà a farsi notare da tutte le principesse. Secondo me è un po' difficile. Uno e due. Vai Nelson. Uno, due, tre. Oh my god, Tommy. Eccolo. Ti ha guardato. Single. Frate, fatti salutare da Minnie, ok? Okay. La vedi dov'è? Là sopra. Ok, Minnie è lì. È là sopra. I'm in love. Minnie. I'm here, Minnie. Go, Minnie. Sì! L'ha fatto! Sì! Ok, ragazzi, parata finita, ora si va un
po' in camera, riposarci un po', perché siamo veramente dalle 8 di mattina che stiamo camminando. Avremmo fatto boh 16.000 passi, non lo so, quindi riposiamo due orette in hotel, così ve lo faccio anche vedere, e poi si torna qua perché c'è lo spettacolo dei fuochi d'artificio bellissimo. E ovviamente si seguiranno ancora gli obblighi che ci avete fatto nelle storie, quindi speriamo che siete stati un po' bravi, va? Prima di andare in hotel però, tappa al McDonald's. Ragazzi, c'è una fila assurda, c'è tutta questa fila. Ragazzi, allora siamo in hotel, ora stiamo qua un'oretta, sono le 6, alle 8 e mezza dobbiamo uscire da qui. Noi ragazzi ci vediamo alle 8 e mezza, continuiamo con gli obblighi, ma ora c'è bisogno di un riposo. Abbiamo fatto 9 km oggi, 9 km di camminata siamo noi. A dopo. Ok ragazzi, ci siamo svegliati, siamo più carichi che mai, giusto? Dai, sì, dai, siamo carichi. Allora, vi volevo dire, le sfide ancora vanno avanti. Io ora apro Instagram, vado a vedere la prossima sfida. Vediamo per chi è. Spero per Erge, perché ormai sto facendo troppo il timidone, non mi piace per niente. Qual è il problema? Che è successo? Ho lasciato il verso. Non ci credo. Allora ragazzi, stavamo uscendo dall'hotel, ma dobbiamo rientrare perché abbiamo perso il badge, quindi per... L'hai lasciato lì te. No, te l'hai lasciato lì e poi io mi sono accorto di averlo lasciato anche, quindi... Io mi sono accorto in quel momento, tu stavi dove... No, io non so, mi sa che l'ho lasciato in bagno. L'abbiamo preso. Ragazzi, allora abbiamo dei posti bellissimi, siamo proprio di fronte al castello. No, dai, dai... Dai! Era un obbligo che mi avevano fatto. Ah. È l'ultima serata qui a Disneyland, bisogna renderla un po' più brillante. Quanto te la rischi a portarla a ballare? 1 3 2 1 1 vai! Andiamo avanti! Quanto te la rischi a baciarlo? Da 1 a 10. 10. Vai! 3 4. Ok ragazzi, allora ultima serata per alcuni, quindi Pippo Rapper Disney. Ragazzi, allora siamo a letto, domani ci aspetta l'ultimo giorno a Disneyland Paris e ancora abbiamo tanti obblighi che devo fare. Comunque Nelson se ne va, quindi rimaniamo solo io ed Ergi. Buongiorno ragazzi, allora ultimo giorno qui a Disneyland Paris, è il momento di andare a fare colazione. Ce la facciamo perché ci siamo svegliati tardissimo, sono le 11. Lui mi ha fatto uno scherzo pessimo, mi ha nascosto tutti i miei vestiti mentre ero in doccia. Ora gliela faremo ripagare, tranquilli. Quindi andiamo subito a fare colazione, abbiamo l'ultima giornata a Disneyland Paris, abbiamo diversi obblighi da fare, quindi andiamo a divertirci. Ho appena visto le storie, il primo obbligo di oggi è regala qualcosa allo sconosciuto. Io qua dentro mi sa che c'ho qualcosa da regalare, però dobbiamo trovare la vittima perfetta, cioè non è che voglio regalare a una persona qualsiasi. Facciamola a un ragazzo, ok? Regaliamo questo pop esclusivo di Loki. Devo trovare il ragazzo giusto. Oddio, quello là che sta saltando, vai, 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 vai. Ok. Io, stai chiuso. Sarà più bella. Anche te. Boom. La prima cosa. Oh, era felice, eh? Sì. O entra in quella foto con quelle. In quella, vai, 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 vai. Siamo così tanto contenti. No, mi sa di no. Altra foto, altro giro, altra corsa. Salta con lei. Ma che malato! Ma che cosa hai bevuto stamattina? L'ho fatto, mi sta anche piacendo, basta, basta. Andiamo su quello serio, dovevo prendere per mano una ragazza. Sì, qua l'hai preso un po' troppo seriamente l'entrare nelle foto. Abbiamo trovato le prede. Devo trovare le mani. Vai, vai, a quella a sinistra ce l'ho, guarda. E vabbè, è finita così, ha lasciato le amiche. E anche questa abbiamo fatta. Ora ho visto un obbligo veramente veramente difficile, quindi chiedere a una sconosciuta di sposarla qui a Disneyland Paris.
La cosa è che prendere una sconosciuta qua è veramente difficile, prima di tutto perché sono o fidanzati o famiglie. Quindi ho un'idea. Facciamo credere a tutta Tizia de Lampari che sto sposando una ragazza, che dovrebbe essere, qua ci dovrebbe essere una mia amica. Però tutta la gente deve credere che io mi stia sposando, così voglio... Secondo me qua in mezzo è il top, tipo davanti al castello con tutta la gente che passa. Si fermerebbero tutti a far foto e video, sicuro. Sicuro. In poche parole, io e te oggi ci sposeremo. Ma lei ti dirà di no o di sì? Eh no, mi devi dire di sì. No. Faccio vedere un attimo l'anello. Non faglielo vedere ancora. Devi andare un po' più indietro, mi sa, sennò non li prendi tutti. No, no. Che carini. No. Raga, c'è la gente che gli sta facendo gli auguri ora. Ok ragazzi, quest'ultimo obbligo abbiamo fatto, mi sono sposato a Parigi con questo. Felicemente sposati. Certo. Allora ragazzi, questo video finisce qui. Di San Bri, è stata bellissima, 3 giorni di pura follia. Vi mando un bacione. Al prossimo video. Ciao ciao.